Nel 1949 i malati da tutto il mondo accorrevano da Bruno Gröning. Molti si aspettavano una guarigione, gli offrivano del denaro per essere guariti o inviavano soldi nelle lettere di richiesta. Come si comportava Gröning? Nella primavera del 49 a Hereford si diffuse la notizia di guarigioni incredibili, ma alcuni critici pensavano che Gröning fosse un truffatore, un ciarlatano che voleva solo arricchirsi sfruttando i bisogni dei malati. Presto però fu chiaro, Bruno Gröning non accettava denaro per le guarigioni. Non ho mai visto un solo caso credibile in cui mi venisse detto che avesse preso o chiesto denaro. Questo mi ha naturalmente incuriosito. Ho solo sentito che sul tavolo si trovava un piatto in cui si poteva mettere del denaro, ma Gröning non ha mai chiesto o preteso nulla. In realtà non ha mai preso denaro. Erano le persone a lui vicine interessate ai soldi. Peccato che poi lo si accusasse di cose che non corrispondevano alla verità. In seguito la stampa ha scritto spesso che Bruno Gröning avrebbe potuto vivere tranquillamente di ciò che riceveva, ma a me non è mai stato chiesto nulla. Mio padre chiese: «Signor Gröning, cosa devo?» «Niente», rispose. Mio marito si innervosì e cercò di tirare fuori il portafoglio per dargli del denaro, ma il signor Gröning era già sulla porta. Mio marito voleva dargli una banconota. Non so quanto fosse, sicuramente una di grosso taglio. Gröning rispose gentile ma molto determinato: «Non la dia a me, la dia ai poveri. Non l'ho aiutata io, Dio l'ha fatto». La possibilità di guadagnare era enorme nel 1949, all'epoca dell'assalto di massa. Non solo a Gröning, ma anche ai suoi collaboratori venivano fatte offerte allettanti. Arrivavano persone, ricchi americani giunti in volo da New York, che mettevano un anello sul tavolo e dicevano: «È tuo se mi porti subito da Gröning». Assolutamente impensabile. Ti davano le chiavi dell'auto: «Prendi, è tua». Per quei tempi erano offerte estremamente allettanti. Nessuno poteva permettersi un'automobile. Non tutti i collaboratori di Gröning riuscivano a resistere. Anche coloro rimasti al suo fianco per gratitudine dopo una guarigione lucrarono a proprio favore. Altri si avvicinarono a Gröning solo per trarre profitto dalle sue capacità. Senza scrupoli, queste persone sfruttavano il bisogno dei malati lucrando per sé. Naturalmente ciò danneggiò molto la reputazione di Gröning, sebbene lui avesse sempre rifiutato di guarire in cambio di denaro. Alcuni medici e professori invitavano Gröning per la cura dei loro pazienti, ma naturalmente il loro obiettivo era il profitto. Gröning disse una volta: «Chi ha ricevuto questo talento sappia che è un dono di Dio e non deve essere venduto». Appena accetto denaro, questo talento si spegne. È una legge cosmica. Chi chiede qualcosa per il talento che Dio gli ha dato, vedrà che la sua forza diminuisce e che questo talento gli verrà tolto. Gröning avrebbe potuto essere uno degli uomini più ricchi del suo tempo se avesse venduto la salute e si fosse occupato solo di malati ricchi. Ho l'impressione che non fosse un uomo con l'esigenza di attirare a sé le persone e magari farle anche pagare, o di circondarsi solo di bisognosi benestanti, o di scegliere chi prendo e chi non prendo. Questo perché voleva aiutare le persone. Dal 49 Bruno Gröning si dedicò completamente alla sua vocazione di aiutare i malati. Viaggiò, tenne conferenze e fondò comunità, ma per le guarigioni non accettò soldi. Di cosa viveva allora?
Sul tavolo c'era una ciotola perché le persone si chiedevano: come fa Bruno Gröning ad arrivare fino qui e a tornare? Dobbiamo fare qualcosa, qualcuno deve pur pagare. E quindi c'era la ciotola, chi voleva dare qualcosa poteva farlo e metterlo nella ciotola, ma nessuno chiedeva niente. Sebbene la situazione finanziaria di Bruno Gröning negli anni 50 fosse tutt'altro che rosea, perché oberato da diversi processi e richieste di denaro da parte di ex collaboratori, non si fece mai indurre a guarire in cambio di denaro. Molti lasciavano ovunque del denaro e lui una volta pregò: prendete il denaro. Ma loro non lo ripresero. Allora il signor Gröning prese i soldi, li raccolse e li mise in tasca ad una donna. Più tardi si seppe che la persona a cui il signor Gröning aveva dato il denaro era una poverissima vedova di guerra. Lei non poteva credere che qualcosa di simile potesse capitarle. E allora vidi qualcosa di interessante. Improvvisamente Gröning ci mostrò quanti soldi aveva, frugò nelle tasche, un po' così, e mise 37 centesimi sul tavolo. Questi erano i suoi averi. Non l'ho mai visto accettare denaro. Non ho mai avuto l'impressione che desse valore al denaro. In mia presenza non ha mai avuto rilevanza se qualcuno fosse ricco o povero. Il denaro era per lui irrilevante, mentre per la maggioranza delle persone è la cosa più importante nella vita. Per lui non era importante. Le semplici leggi della vita per lui erano fondamentali. Era una persona semplice e modesta.